Sta per andare in scena l'incontro valido per la settima giornata di andata del 61esimo campionato nazionale di pallavolo femminile di Serie A1 tra le padrone di casa della Despar Sirio Perugia, attualmente al secondo posto solitario in graduatoria con 15 punti, e le venete della Minetti Info Plus Vicenza con 10 punti piazzate al sesto gradino della classifica. Dunque tutto è pronto per l'inizio di questa gara. Il primo arbitro Vittorio San Paolo sta per dare il via alle operazioni di gioco in questo primo set. Perugia dunque vuole vincere per mantenersi a sole due lunghezze da Bergamo e dunque poter giocarsi il primo posto nella partita attesissima di domenica prossima contro appunto la Foppa Pedretti qui al Palo Evangelisti. Ora però concentriamoci su questo incontro, perché Vicenza sicuramente ha diverse frecce al proprio arco che possono mettere in crisi la formazione campione d'Italia. Apre il gioco la battuta di Svienevic, alza sliva per Borrelli, il suo tentativo di pallonetto è fermato da Valesca. Si gioca ancora nel campo di Vicenza, l'attacco per Laminetti difeso da Fofao, poi manda nell'altra parte Crisanti, ancora una schiacciata diagonale per Valentina Borrelli, la mancina di Milano che mette a segno il primo punto per Laminetti in questo match. E dunque avanti Vicenza che va al servizio sempre con Valentina Borrelli, la ricezione di Svienevic, ad una mano Fofao, serve la connazionale Valesca che però non chiude, palla buona per la numero 3 Ivana Gerisilo che si fa murare. Dunque c'è la parità raggiunta da questo muro di Perugia. Ivana Gerisilo, attaccante di banda belgradese, serbo montenegrino al suo secondo anno, ex stella rossa di Belgrado, mandata in campo dal primo minuto dalla Benelli che cerca di scardinare la difesa di Perugia che come noto è uno dei pezzi forti della squadra di Massimo Barbolini. Attacco vincente ora da posto 3 in veloce al centro per Valentina Arrighetti che ha già vestito la maglia della Nazionale Azzurra, che ha preso parte alle Giochi del Mediterraneo di Almeria in Spagna. Cresciuta appunto Valentina Arrighetti nel club Italia. La battuta di Crisanti, altra giocatrice che ha fatto parte di quella formazione, poi c'è Gerisilo che va ad attaccare, difesa poi di Crisanti in posto 6, il contrattacco provato da Mirka Francia che trova la risposta del muro ospite. Dunque nuovo vantaggio Minetti Infoplus che sta tenendo bene il campo in questa fase di avvio. 3-2 ora il servizio di Katarina Skowronska, eccola qua la campionessa d'Europa polacca. Fofao in veloce dietro per Gioli, difende De Gennaro, contrattacco nelle mani di Gerisilo, molto brava la giocatrice serba a girare il colpo in zona 1 laddove si è fatta trovare scoperta la difesa di Perugia. Doppio vantaggio Minetti che sta ben giocando in questo avvio di match. Ecco ancora una volta la Skowronska al servizio, riceve in qualche modo di Giulio, palla difficile per Francia che comunque la mette giù. Da posto 4 Mirka Francia si riscatta prontamente della murata subita in precedenza. Terzo punto Perugia. Francia, sua battuta ricevuta da Borrelli, il primo tempo di Paccagnella, molto ben eseguito, intesa sliva Paccagnella funziona, 5-3, doppio vantaggio Minetti Infoplus che dicevamo a 10 punti in graduatoria, dunque posizione assolutamente tranquilla per il momento per la squadra di Emanuela Benelli che d'altronde ha obiettivi
non semplicemente relativi alla salvezza, ma qualcosa di più, certamente l'ingresso nei playoff. La ricezione di Geriscio che ha sbagliato la battuta, ora sbaglia anche questo fondamentale, dunque praticamente due punti regalati in successione da Ivana Gerisilo a Perugia, che permettono alla squadra di Massimo Barbolini di riportarsi in parità dopo 4 minuti di gioco, 5 pari. La battuta di Gioli è esattamente al centro della rete, un errore per Simona Gioli in battuta, e si va a continuare il gioco con Stefania Paccagnella, l'inquadrata giocatrice di Campo San Martino in quella di Padova, il suo terzo anno con la maglia della Più Sport Vicenza. L'attacco di Sienewitz è molto buono, va a trovare il punto cadendo ampiamente all'interno del campo vicentino in zona 6, 6 pari. Fofau studia il piazzamento come al solito della ricezione ospite, indirizza palla su Borrelli, sdiva la pipe chiamata per la Skovronska che viene fermata momentaneamente, si continua a giocare con l'attacco di Borrelli, splendido tuffo in difesa di Francia che salva questo pallone, si gioca nel campo di Vicenza con Borrelli che non riesce a mettere giù Fofao, va con Svienevic contro il muro a due, mani fuori per Dorota Svienevic in gran spolvero in questo inizio di match, dunque due punti consecutivi per la polacca di Perugia, 7-6 con Despar che va per la prima volta in questo match a condurre le operazioni, 7-6, ancora Fofava a cercare la Gerisilo, sdiva in posto 1 per Skovronska, tenuta in difesa da Fofao, palla buona per Crisanti in contrattacco ma è tenuta dalla stessa Skovronska, poi c'è Borrelli che non riesce a chiudere, Fofao può gestire il gioco a suo piacimento, lo fa su Francia, la pipe chiamata da Fofao per Francia, ottimo schema questo di Perugia che ha sorpreso il muro, 8-6 Perugia che prova ad allungare in questa prima fase del match. Fofao, ricezione di Gerisilo, il primo tempo di Arrighetti ancora una volta vincente, questa giocatrice ventenne nata a Genova, ex Cauduro Cavazzale, già aveva militato a Firenze e a Padova. Sliva, ex anche di Perugia per ben 3 stagioni dal 98 al 2001, sbaglia la polacca Magdalena Sliva, anche ella ha fatto parte del gruppo che ha vinto per la seconda volta consecutiva gli europei in settembre a Zagabria. La ricezione del libero De Gennaro, va ad attaccare Borrelli da posto 2, lo fa in maniera vincente la mancina milanese ex Forlì, Sassuolo e Spezzano, per citare solo 3 delle numerose formazioni con le quali ha militato. Quest'anno a Vicenza la battuta della numero 8 di Vicenza su Mirka Francia non chiude al centro Valesca e c'è il contrattacco vincente con Skovronska che va ad ottenere il punto numero 9, quello della parità, dunque di nuovo tutto da rifare per Perugia che aveva provato ad allungare sul 9-7, ora siamo 9 pari. La ricezione di Giulio perfetta sulle mani di Fofao, il pallonetto non chiuso da Crisanti, Fofao sbaglia l'intervento in questa circostanza ma le dà una mano Svienevic che salva questo pallone, poi Skovronska e la risposta di Valesca termina fuori. Siamo 10-9 con il secondo mani fuori consecutivo per Katarzyna Skovronska, da quest'anno chiamata in Italia dalla formazione del presidente Coviello. Contrattacco, attacco anzi in primo tempo di Valesca che riporta tutto in parità, 10 pari, proprio la numero 1 di Perugia di Belo Horizonte al suo secondo anno con la formazione del presidente Iacone al servizio, sliva poi attacco di Gerisilo, vincente, nuovo avanti Vicenza 11-10. Valentina Arrighetti al servizio,
ha tutta piazzata la sua sulla Sgenevitz. Ha ragione, perché Dorota sbaglia la ricezione fornendo un assist su un piatto d'argento stavolta a Paccagnella, che mette giù il punto numero 12. 12-10, Minetti Infoplus qui al Palo Evangelisti, la ricezione di Sgenevitz, Fofao per Crisanti. Era rientrata nella gara contro Zagabria, ma non è ancora pronta la giocatrice bulgara. E dunque spazio nel ruolo di opposto, ruolo che ricordiamo non è il suo, ma nel quale ha dimostrato di sapersi ben adattare, a Lucia Crisanti. C'è l'attacco di Francia, mani fuori della cubana, è vincente. Sicuramente la freccia più acuminata all'arco di Massimo Barbolini in questa fase della stagione. Mirka Francia non sta perdendo un colpo. 13-11 Vicenza, ancora due punti di vantaggio. L'attacco di Skovronska, che trova bene il campo perugino, si dimostra forte attaccante questa numero 13 polacca. Katarzyna Skovronska inquadrata in questo momento, andare al servizio in salto. La ricezione di Valesca, la fast di Gioli, tenuta in difesa proprio dalla Skovronska. Contrattacca di prima intenzione Francia e lo fa in maniera vincente. Attacca qualsiasi pallone che passi dalle sue parti Mirka Francia, e fa bene, perché a grandi percentuali la cubana, che va al servizio ora dai 16 metri. La sua battuta incisiva sulla Borrelli, che comunque se la cava bene. Gerisilo, la risposta del muro di Fofao. Sliva, chiama la pipe di Skovronska, il pallonetto della polacca che fa male alla difesa perugina, perché cade perfettamente sulla riga laterale, laddove nessuna giocatrice in difesa può raggiungerlo. 15° punto Vicenza, più 3 per la formazione ospite. Gerisilo, anche lei al salto, la ricezione sbagliata da Valesca, con Sliva che poi va a mettere giù il pallone numero 16. La Minetti non è certamente disposta a fare concessioni di sorta, una squadra che sembra ben pensata in tutti i ruoli. Dunque c'è da prendere con le pinze questo avversario di stasera. 13° punto ora Perugia, grazie all'errore di Ivana Gerisilo al servizio. 3 punti da recuperare Perugia. La battuta di Gioli piazzata sempre sulla serba, poi c'è il muro di Sgenevitz in posto 4 sulla Paccagnella, che riporta a 2 le lunghezze di ritardo da Vicenza. Ancora Gioli fa piazzarsi un metro oltre la linea di fondo, indirizza il pallone sulla zona 6 dove riceve Di Gennaro. Fofao respinge, palla stavolta facile per Valesca che non sbaglia, e dunque pronti via dopo la del gioco al termine della seconda sosta tecnica. Perugia 3 punti consecutivi. Gerisilo, sliva per Borrielli che va a ottenere una mani fuori sulla Sgenevitz. Dunque riconquista palla Valentina Borrielli su Dorota Sgenevitz. 17-15 Vicenza. Paccagnella dai 16 metri indirizza una palla flottante sulla Francia. Fofao, il primo tempo di Valesca, perfetto, non può nulla Gerisilo in difesa, accorcia ulteriormente le distanze Perugia, meno 1, Fofao, la palleggiatrice venuta Perugia nella scorsa stagione, proprio di questi periodi, assieme a Valesca. Arriva ora l'errore di Valentina Borrelli, siamo 17 pari. Riprende il gioco con Fofao al servizio, la brasiliana di San Paolo, ex Curitiba, e va ora a riconquistare palla Valentina Righetti.
sta giocando una bella partita al centro per Vicenza. Ricezione di Svienevic, che va anche ad attaccare la difesa di Gerisilo. Contrattacco Borrelli, sulla sua diagonale interviene Francia, Fofao. Svienevic mette fine a questo scambio contro il muro di Skovronska e Arrighetti. 18° punto per Udine, di nuovo parità. Attacco vincente di Dorota Svienevic, qui inquadrata, il capitano biancorosso, la sua battuta piazzata sul libero di Gennaro. Borrelli tira sulle mani alte del muro e ha ragione. 19° punto Vicenza, continua a mantenersi in equilibrio in questo primo set contro le campionesse d'Italia della Despar. La battuta di Borrelli ricevuta bene da Giulio, non chiude però Valesca, ci prova in un secondo momento, non ce la fa neanche in questa circostanza. Fofao può aprire il gioco per Francia, la difesa di Gennaro che chiude molto bene, poi ancora il muro di Perugia sembra avere la meglio, ma la splendida copertura di Vicenza mantiene vivo ancora questo punto lunghissimo. E poi è la Skovronska ad avere ragione della difesa di Perugia. Dunque punto fondamentale questo per Vicenza, ottenuto dalle mani di Katarzyna Skovronska. A muro su una palla contesa, la polacca è riuscita ad avere la meglio del resto della formazione perugina. La ricezione di Giulio, l'attacco in primo tempo di Valesca che dimezza le distanze, 19 per chi batte, 20 per chi riceve, si porta proprio la Valesca in zona di battuta. 1° ottobre 79, questa è la data di nascita della brasiliana di Belo Horizonte, 190 cm di altezza, ex San Caetano. La battuta della Valesca è fuori di un niente, sfortunata anche in questa circostanza l'inquadrata numero 1 di Perugia. Sono dunque ancora due le lunghezze da recuperare per Simona Gioli e soci, c'è la battuta sbagliata ora da Arrighetti che regala il punto numero 20 a Perugia. Crisanti, 20 Perugia, 21 Vicenza, fase finale di questo primo set molto equilibrato. Sliva per Gerisilo, mette giù Ivana Gerisilo, una gran palla da posto 4. E sono due le lunghezze di vantaggio Minetti Infoplus. Attenzione ora al servizio di Katarzyna Skovronska, la sua battuta in salto è ficcante ma ben ricevuta da Valesca. Gioli sulla sua fast, c'è Borrelli che difende, non può giocare il contrattacco però Vicenza perché è impreciso il bagger di De Gennaro. Ancora Gioli, ben marcata da Paccagnella. Allora Fofao va da Francia dall'altra parte, ma Francia chiude male il diagonale, un errore per Mirka Francia. 23° punto Vicenza, che sta marcando bene le bocche da fuoco di Perugia. Simona Gioli non riesce a mettere giù pallone con la sua caratteristica fast e dunque trovano anche difficoltà le attaccanti di banda, come vediamo in questa circostanza, ad affrontare un muro come quello di Stefania Paccagnella, molto invadente. Contrattacco ancora buono per Vicenza, stessa Paccagnella che me lo mette giù. 24-20 Vicenza. Starovic ora viene chiamata in campo ad alzare il muro, chiaramente esce la più bassa della formazione vicentina, la palleggiatrice Magdalena Sliva. 198 cm per Sania Starovic, 25 cm in più della compagna di squadra. Il servizio di Skovronska è un ace sulla linea laterale, mette immediatamente fine a questo primo set. Vicenza si impone 25-20 in 23 minuti di gioco. Noi ci risentiamo dopo per la seconda frazione di gioco. 17-12, altro time out Barbolini, che non sa proprio più che pesci pigliare in questo terzo set, così come nel primo le sta provando tutte il tecnico modenese di Perugia per dare una svolta a questo incontro che però per
Perugia non sembra prendere il volo, praticamente utilizzati tutti gli elementi a sua disposizione da Massimo Barbolini, che ha provato prima con Crisanti e Svienimitz, poi con Zetova e Usic, ma il risultato è stato eccellente solo nel finale di secondo set. C'è l'attacco di Zetova che torna a far punti per Perugia, punto numero 13. Ora Perugia deve trovare una miglior correlazione muro e difesa se vuole recuperare questo gap che è di 4 punti. Valesca, eccezione di Gennaro, sliva per Arrighetti che gira molto bene il colpo in posto 3. Applaude Manuela Benelli all'esecuzione della sua giocatrice. Di Giulio, Fofao per Zetova, facile per la giocatrice bulgara attaccare questo pallone praticamente senza muro. Toni Zetova, 32enne giocatrice di Pleven, 190 cm per lei. L'attacco di Gerisilo, difende Francia che può contrattaccare ma la palla non è buona per lei, rullata di Borrelli che difende, poi è Gerisilo che mette giù un punto importante per Vicenza, il punto numero 19, e continuano ad essere 5 punti di vantaggio per Vicenza, e si avvicina sempre più alla fine di questo terzo set. Ora attenzione al servizio in salto di Skovronska, Valesca chiamata a svolgere un gran lavoro anche in ricezione quest'oggi. Fuori l'attacco di Francia, salgono a 20 punti per Vicenza che vede a portata di mano la vittoria in questo terzo set e conseguentemente sarebbe anche la certezza di aver ottenuto almeno un punto qui al Palo Evangelisti. Gioli, sliva Gerisilo, il pallonetto ci arriva in qualche modo Fofao, poi Francia, Gerisilo ancora una volta, stavolta alla meglio del muro di Fofao. 21-14, sta ormai prendendo il largo la formazione del fondatore della Più Sport Volley, ricordiamo Diego Fontana. Un altro servizio vincente per Skovronska che ormai scava un solco che crediamo pressoché impossibile da recuperare per Perugia. 22-14, riprova la carta Svienevic Massimo Barbolini. 22-14, piuttosto netto il vantaggio di Vicenza. Ora Skovronska tira tutto braccio ma sbaglia stavolta, è giusto comunque il tentativo della polacca di chiudere definitivamente i conti in questo terzo set. 7 punti di vantaggio Vicenza. Posizione di Borrelli, sliva il primo tempo per Paccagnella, tenuto in difesa da Di Giulio, contrattacco Perugia con Svienevic che ha la meglio del muro di Paccagnella. 16° punto Perugia, che prova a crederci. 22 per le ospiti, 16 per le padrone di casa. Il servizio di Francia teso su Borrelli che costringe a correre la sliva, attacco di Gerisilo, il muro per Fofao, punto numero 17. 22-14, un vantaggio veramente pesante ottenuto da Vicenza. Perugia ora viene da 3 punti consecutivi e la ripresa del gioco che sta per avvenire servirà ancora con Mirka Francia.
prima linea con Svienevic, Fofao e Gioli, sempre su Borrelli il pallone, attacco di Gerisilo, è in campo, dunque riconquista palla per Vicenza Ivana Gerisi, punto numero 23. La serba sta disputando un buon match per la sua squadra. Già nella passata stagione aveva dimostrato di poter tenere il campo in maniera egregia nel campionato italiano. Sbaglia la battuta ora la Gerisilo e Barbolini ora manda in campo in prima linea Lucia Crisanti per tentare di alzare ulteriormente il muro. 23-18 Vicenza, servizio di Gioli sulla Gerisilo, sliva per la seconda linea di Skovronska che sbaglia grossolanamente stavolta, tentando un pallonetto che rimane al di qua della rete del campo di Vicenza. 19° punto Sirio, ancora Gioli, Gerisilo, ancora Skovronska, stavolta attacca forte la polacca e non può nulla da sola Valesca sul suo tentativo. 24-19, dunque prima palla set Vicenza delle 5 consecutive a disposizione della formazione di Manuela Benelli. Francia, Fofao per Valesca, respinta la sua conclusione, ci prova Svienevic, difende Gerisilo, poi è Borrelli ad attaccare, difende dall'altra parte Francia, Gioli chiamata ad attaccare la seconda linea, non trova il tocco del muro che auspicava e dunque 25-19 si chiude il terzo set, fotocopia del primo e dunque al cambio di campo si va con Vicenza avanti 2-7-1. Detto ascensore è la soluzione giusta per ogni necessità. Detto è in grado di soddisfare ogni vostra esigenza con soluzioni che spaziano dagli ascensori residenziali ai montacarichi industriali e mini ascensori per abitazioni. Detto da 50 anni vi porta in alto! Detto porta in alto anche noi! Quinto set di Gesparo Perugia. Netti Infoplus Vicenza per la 7ª giornata di andata del 61° campionato nazionale di pallavolo femminile di Serie A1, tutto pronto per questo tie break che assegnerà la vittoria in questo incontro. Le squadre per ora si sono spartite un punto a testa, vediamo a chi andrà il secondo punto, cioè alla squadra che saprà arrivare per prima 15 con due lunghezze di vantaggio rispetto all'avversario, altrimenti si ricorrerà ai vantaggi. Francia, primo attacco del quinto set della Caraibica e primo pallone messo a terra per 1-0 Despar. Valesca, Perugia ha riconfermato il sestetto che ha vinto il quarto set. Vicenza è ripartita con le 6 giocatrici che avevano iniziato l'incontro, l'attacco di Zetova, la difesa in posto 6 di Gerisilo, arriva il muro su Skovronska di Gioli e Zetova, non abbiamo visto l'autrice di questo muro, sono saltate insieme la bulgara e la centrale della nazionale azzurra. 2-0 Perugia, questo è l'importante. L'attacco di Borrelli sporca il muro di Perugia, poi Gioli va ad operare il primo tocco, Francia il pallonetto vincente ed intelligente della cubana, parte forte Perugia in questo quinto set, 3-0 fra le file ospiti, punti molto distribuiti con le migliori Arrighetti, Gerisilo e Sliva, 3 punti a testa. Attacco di Skovronska, difeso dalla connazionale Svienevic, alza rovesciando in bagger Fofao, ma non può attaccare Francia. Sliva, Arrighetti, respinge il muro di Gioli, ora Francia, la palla buona per attaccare ma la sbaglia, un pallone importante questo gettato fuori da Mirka Francia, era il pallone del possibile 4-0 e siamo ora invece 3-1 con
Valentina Borrelli che si incarica della battuta, una battuta flottante sulla Svienitz che riceve bene, poi a Gioli con la fast ad averla meglio di Arrighetti. 4-1 con questo attacco dell'inquadrata in primo piano Simona Gioli. Zetova. La ricezione di Borrelli sul servizio di Zetova, attacca Gerisilo, tiene in difesa Valesca, possibilità di contrattacco con Francia che lo mette giù. Mirka Francia sta facendo salire il proprio rendimento proprio in queste fasi di gioco molto calde. 5-1, ancora Zetova al servizio sulla Borrelli, sliva per Gerisilo che viene ancora difesa da Valesca, non riesce più Vicenza a mettere giù palloni, poi è Gioli ad ottenere un mani fuori proprio sulla Gerisilo. 6-1, prova a mettere una pezza a Manuela Benelli, fuori Gerisilo e dentro Takahashi, vedremo se la giapponese saprà dare consistenza anche in attacco. Ora c'è da mettere giù palloni per la Minetti che non riesce ad uscire da questa rotazione un po' complicata per lei, e proprio la Takahashi che infatti ha la meglio sul muro di Perugia e dunque apporto fattivo per Miyuki Takahashi alla causa biancorossa di Vicenza. Secondo punto Minetti, la battuta di Arrighetti che mette in qualche difficoltà Valesca, non riesce a chiudere Fofao, contrattacco Vicenza con Skovroska che va al pallonetto vincente. Terzo punto Vicenza, ora Perugia non deve abbassare la guardia, non deve permettere a Vicenza di tornare a credere in questa vittoria, altrimenti la strada sarà ancora più dura di quanto lo è stato e parecchio fino a questo momento. La difesa di Arrighetti per Takahashi, risponde Valesca ma non riesce a ricostruire un contrattacco che sia degno di questo nome Perugia. Ancora Takahashi, colpisce ancora una volta in maniera vincente, giustamente esulta la piccola giapponese. Perugia che deve pensare ora a mettere giù solamente il prossimo punto. Arrighetti, la ricezione di Valesca, Fofao si allunga ma tocca la rete. Quinto punto Vicenza. Ancora Arrighetti al servizio. Riceve di Giulio, Fofao per Francia che va ad attaccare sulle mani del muro di Paccagnella. Mani fuori per il settimo punto Perugia. Francia al servizio. Tutta flottante come per tutto il complesso della formazione di Perugia che non ha una battitrice in salto in questa stagione. Ottavo punto Perugia, si va al cambio di campo con la formazione di casa avanti di tre. Vedremo quali saranno le opzioni prese dalla palleggiatrice polacca in questo cambio. Va sulla Takahashi, difende Valesca, secondo tocco di Di Giulio, poi in bagger, manda dall'altra parte Svienevic e poi è Takahashi che ancora una volta con uno schema, una palla più corta rispetto alla solita palla in banda che permette di eludere il muro. La Takahashi molto veloce, arriva prima del muro di Perugia e ha gioco facile nel mettere palla a terra. 8-6 Perugia, ancora avanti la formazione di Massimo Barbolini che però ora subisce il muro di Paccagnella nella persona di Dorota Svienevic. Settimo punto per una Minetti Infoplus che si è riportata praticamente in partita. Anche in questo quinto set, battuta in salto di Skovronska, la ricezione di Valesca, Fofao, Francia è out, il pipe di Mirka Francia, 8 pari. A
altro momento di blackout per Perugia, che ora in difficoltà. 9-8, le dà una mano Skovronska, che è molto calata a partire dal terzo set in poi. Seconda linea ancora una volta per Chiara Arcangeli, che viene chiamata a sostituire Mirka Francia, appunto nel giro dietro. Gioli, sezione di Borrelli, sliva per Takahashi, ci mette una mano di Julio in difesa. Il diagonale di Svienevic viene appunto difeso da Takahashi, che continua a mettere giù palloni su palloni. Questa giocatrice giapponese ha dato una svolta positiva in questo quinto set alla formazione ospite. Ora va anche in battuta l'inquadrata numero 11 Miyuki Takahashi. Sbaglia ora, forse esagera perché vuole la battuta in salto. Non è soddisfatta di ciò Manuela Benelli, che si sfoga con i componenti della panchina veneta. 10-9 Perugia, si va punto a punto a giocarsi la vittoria in questo quinto set. Fofau, battuta corta che mette in difficoltà la Borrelli, poi si gioca nel campo di Perugia con Svienevic, che viene contenuta da De Gennaro. Borrelli, palla facile per Gioli. Fofau a servire Zetova, l'attacco della Bulgara tenuto in difesa da Skovronska, e poi è Sliva che tira fuori una magia. Palleggio di prima intenzione direttamente nel posto 5 scoperto della formazione del campo perugino. Riporta tutto in parità con questo pezzo di bravura Magdalena Sliva, e ora è Arcangeli che subisce il punto in ricezione di Paccagnella, e arriva anche qualche fischio dalle tribune, che consideriamo veramente ingeneroso visto anche le prestazioni sfolierate da Chiara Arcangeli sia nella passata stagione sia in questa. C'è ora l'attacco di Borrelli, difeso proprio da Arcangeli molto bene, poi c'è Zetova che va a contrattaccare su Paccagnella, che comunque difende. È Borrelli ora che forza, è tutto per tutto, la palla è out di circa 30 centimetri, e dunque siamo di nuovo in parità. Un match che riserva dunque in questo finale la parte migliore, con emozioni che ora si sprecheranno. Dorota Svienevic sulla Takahashi, perfetta per Sliva, il pallonetto di Arrighetti, ci arriva di Giulio. Valesca rovescia per Zetova, stavolta ha ragione del muro avversario Toni Zetova, e riporta avanti Perugia seppur con una sola lunghezza. 12-11, 12 minuti di gioco in questo quinto set. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti vedranno Perugia impegnata mercoledì prossimo in trasferta per la Pool B di Champions League a Tenerife, poi domenica prossima alle 19 Sirio Fop Vedetti Bergamo, big match dell'ottava giornata di campionato, e poi ancora il mercoledì successivo si ospiterà il Marischal Tenerife. Si riprende a giocare, 12-11, palla viva nel campo di Perugia con il contrattacco di Mirka Francia, che viene tenuto in difesa da De Gennaro. Sliva alza per Borrelli, la numero 8 di Vicenza ha la meglio sul muro di Zetova, che trattiene in un primo momento il tentativo della milanese ma non riesce poi a recuperare il pallone. 12 pari, squadra di nuovo in parità. Sliva, battuta tattica sulla di Giulio, precisa sulle mani di Fofao, e ora arriva anche il muro di Valentina Borrelli su Zetova. Servizio di Sliva, vedremo su chi sarà indirizzata la sua battuta, sul fondo, perché nelle intenzioni del palleggiatore polacco di Vicenza c'era la di Giulio, ma giustamente Chiara ha lasciato scorrere il pallone avendolo giudicato out, e così è stato. Valesca, 13 pari, battuta sulla Takahashi che fa correre Sliva, palla per la Skovronska, difesa da Valesca, contrattacco nelle mani di Mirka Francia che subisce il muro ancora una volta di Borrelli. Due muri pesanti di Valentina Borrelli, che
consentono a Vicenza di giungere alla prima palla match dell'incontro dopo 15 minuti in questo quinto set e 2 ore di gioco. La Borrelli va a Leis e quindi Vicenza espugna il palo Evangelisti. 3-7-2 da Roberto Tosti, che vi ringrazia per la gentile attenzione. Arriva la più cordiale buonasera e l'appuntamento ai prossimi grandi eventi. Per quanto riguarda oggi è stata una buona partita, anche per quanto riguarda la squadra che ha girato bene, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a fermarle i loro punti di forza e quindi abbiamo guadagnato i 2 punti che servivano anche per andare su nella classifica e siamo contentissime. Penso che il lavoro paga e quindi dobbiamo andare avanti come stiamo facendo ora. Come hai detto settimana scorsa, dobbiamo vincere questa partita e questi sono 2 punti grandi per noi. Abbiamo vinto con una grande squadra, non abbiamo molto sbagliato in battuta, anche in recessione. Voglio dire solo bravo per tutte le mie ragazze. Siamo molto contente perché abbiamo vinto oggi grande partita, abbiamo giocato veramente bene. Dopo quarto set, dove non abbiamo fatto tanti punti, siamo riuscite a vincere molto bello quinto set. Sono molto contenta che la nostra squadra riesce a fare queste cose e questa importante vittoria fa piacere tantissimo. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego zwycięstwa. Molto contenta da questa vittoria. Pokazałyśmy sobie i udowodniłyśmy sobie przede wszystkim samym, bo to jest najważniejsze, że potrafimy wygrywać nawet z najlepszymi. Contenta perché nostra squadra da questi momenti difficili riesce a alzare e vincere con avversario molto forte. Na pewno mecz nas podbuduje i ułatwi dalsze Dopo questa partita pensi che possiamo credere che contro di tutte le squadre possiamo vincere anche queste forti che sono avanti noi a tabellino? Beh, questa partita è stata fantastica, siamo riuscite a rimontare un tie break molto difficile con una squadra fortissima e siamo state brave e coraggiose a non mollare mai e spero che insomma veniate anche domenica col Novara, perché se continuiamo così possiamo fare bene. Finalmente abbiamo fatto vedere come la nostra squadra può davvero competere con questi squadroni da sogno, perché giocando insieme insomma abbiamo vinto una partita davvero importante. È stato emozionante insomma e bello. Anche la rimonta del quinto set ha fatto vedere come giocando insieme possiamo fare tanto. Oggi è una buona prestazione, sono molto contenta della prestazione della squadra, al di là del risultato che ovvio sono strafelice di aver vinto qua a Perugia, però credo che come allenatrice devo essere soprattutto contenta di come ha giocato la squadra, tutta in blocco. Se devo forse, ma sarebbe un peccato parlare dei singoli, diciamo che in settimana ho lavorato in particolar modo su qualcuno e mi ha ripagato tanto, quindi questo... Poi questo qualcuno saprà chi è, saprà si ritroverà in queste parole. Dove possiamo arrivare? Credo che, ripeto, oggi abbiamo giocato bene, una buona pallavolo, abbiamo sempre rimontato, soprattutto il quinto set, abbiamo avuto un'altra prova di carattere dopo quella di Forlì, ma credo che questa è una squadra che non ha problemi di carattere, ha anche l'incoscienza della gioventù in alcuni elementi che fa sempre bene e ha l'esperienza e la cattiveria nelle più anziane, fra virgolette, quindi credo che sia un ottimo mix. Possiamo arrivare? Non lo so, non ci dobbiamo montare la testa, questa è una partita, è una bella partita. Se siamo intelligenti e bravi la prendiamo come un risultato del lavoro e quindi continuiamo a lavorare e a crescere. Poi vediamo quello che succede. È chiaro che è una grandissima iniezione di fiducia per le prossime partite, ma anche spero per rientrare in palestra martedì. Giovedì adesso ci aspetta un'altra battaglia, insomma affrontiamo le cose una alla volta. Per quello che riguarda me non è cambiato l'obiettivo di precampionato, cioè di quello di arrivare più in alto possibile. Se lavoriamo credo che ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Quarta vittoria consecutiva fuori casa, quindi 4 partite, 4 vittorie, più mi ricordava il nostro secondo che sarebbe la quinta, considerando anche la partita in Coppa Italia, quindi ringrazio Zampoli perché c'è una buona memoria, una buona...
da buon esperto di numeri, quasi quasi verrebbe fare una battuta, siccome giocheremo in casa all'11 e abbiamo... continuiamo a essere vigili per il problema del passport, quasi quasi converrebbe giocare sempre fuori casa, visto che la percentuale di vittorie è 100%.